Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, bentornati in un nuovo video, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Come state? Spero tutto bene. Oggi è domenica e siamo al 20 di dicembre, quindi tra 5 giorni è Natale. Molto molto bene, direi, siamo già agli sgoccioli proprio anche con come calendari, anche perché abbiamo proprio pochissime caselline da aprire, quindi fantastico. Voi come state? Allora, oggi andremo a vedere insieme ovviamente l'apertura dei casellini dell'avvento e poi vi farò vedere delle cosine che ho ordinato su Shein e ho un po' di cose da farvi vedere, ce le ho tutte qui, quindi vi farò vedere. Ora non so se vedrete le cose indossate o meno, magari riuscirò a farvele vedere indossate, vediamo un secondino se riesco oppure no. Nel caso le troverete, comunque magari metterò una foto del prodotto indossato e presa dal sito, quindi una foto dal sito, giusto per farvi vedere com'è. E sotto qui vi lascio comunque i link dei prodotti che ho scelto. Questa non è una collaborazione, quindi assolutamente no. Le cose che acquisto su Shein sono tutte comprate da me. E quindi non c'è assolutamente nessuna collaborazione, perché ogni tanto mi scrivete: "Ah, ma tu collabori con Shein, è per questo che i pacchi ti arrivano presto." No, da quando mi avete detto che i pacchi arrivano a tutti tardi e io vi dicevo che i pacchi a me arrivavano abbastanza in fretta, invece no, le gioie sempre lontane e di conseguenza i pacchi mi arrivano dopo uno sproposito. Lasciamo perdere. No, vabbè, intorno alla quindicina di giorni, insomma, comunque ci mettono. Ho di nuovo il carrello pieno di Shein, quindi di conseguenza molto probabilmente farò comprare delle cose a Orazio, che così mi fa il regalo di Natale, perché così non ha senso magari comprare qualcosa che non utilizzo. Invece queste cose qui so che le volevo e di conseguenza lui mi ha detto: "Guarda, semmai facciamo così, se ti interessa qualcosa su Shein pago io e ti faccio il regalo così." Quindi ho detto fantastico, quindi ho già il mio carrello super pieno di nuovo e quindi sono veramente contentissima. Però direi di iniziare subito stringendo. Partiamo con il calendario di Balea, che ce l'ho qui come al solito. A Orazio quello maschile sta piacendo tantissimo. Allora, casellina 20 è qui davanti, questa qua. Allora, se riusciamo ad aprire, se so più che altro, ecco da sotto, perfetto, fantastico. Ok. Allora, troviamo una maschera, penso per il viso, sicuramente, molto probabilmente una maschera, che è questa qui. Sì, secondo me è una maschera. C'è scritto masche, quindi probabilmente è una maschera. Non credo per i capelli, ma suppongo sia per il viso. Comunque è qui. Poi, come calendario, apriamo quello di Essence, che è qui. Allora, quello di Essence, la casella 20. Allora, casella 20, vediamo se riusciamo a trovarla. Quella lì è la 23. Casellina 20 è qui, piccolina. Ok, anche qui ci mancano veramente quattro caselline, poi boh, così butto via tutti questi mausolei perché mi occupano solo che posto in casa, mi danno una noia mortale. Comunque, che carino questo smalto, è un po' color ciliegia, mi sembra, un po' fragola forse. Allora, il colore è questo, troviamo uno smaltino ed è fantastico perché ha questo fantastico disegno un po' più natalizio con un cerbiatto, non so, però è proprio un color. Sembra un fragola più che un rosso. Questo qua è carino, un color anguria. Sì, è un color fragola. È molto molto carino questo. Questo assolutamente lo tengo. Poi, casellina di Douglas. Aspettate che prendo il calendario, mi sposto. Eccoci. Casellina di Douglas, la 20 è qui sotto. Ok, allora troviamo di Tomorrow Labs Eye Complex una crema per il viso. Allora, questo è il prodotto. E dietro c'è scritto Face Cream 7 ml. Questo è un brand austriaco. Non ho mai provato nulla di questo brand, quindi sicuramente lo andrò a provare.
una crema non sa praticamente di nulla e vedremo, comunque la crema praticamente, non ve lo sto neanche a dire, arriva qui, cioè io la vedo contro luce che è qui, a metà, neanche, meno della metà qui dentro, comunque vabbè, pace. Poi, calendario di NYX, eccolo qui, calendario dell'avvento NYX, la casella 20 è qui sotto. Allora, ok, fantastico. Allora, troviamo un altro ombretto e io vi dico che questi ombretti sono veramente molto 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 belli. Troviamo Rose Gold, infatti è proprio un rosa con dei riflessi all'interno dorati, molto carino, è veramente molto bello, mi piace tantissimo e quindi questi qui ve l'ho detto, li andrò sicuramente ad utilizzare perché hanno una copertura, una texture molto molto bella, quindi fantastico. Poi calendario dell'avvento di Lancome, siamo già arrivati a Lancome, sì, che è qui. Allora, la casella 20, la andiamo a cercare qui, è già mezza aperta, è qui. Allora, che cosa sarà? Allora, troviamo di Lancome il l'Advanced Genifique Concentré, quindi questo è l'attivatore di giovinezza. Quindi questo è un siero attivatore giovinezza. Io questo siero qui l'ho provato, l'ho testato, mi piace molto come siero, sì, è molto bello, tra l'altro è proprio proprio delicato, sembra quasi di mettere su dell'acqua, tanto è leggero e quasi impalpabile, però mi piace veramente moltissimo. Non so se voi l'avete mai provato, però io vi posso assicurare che questo siero è fighissimo, è veramente fighissimo. Poi, calendario di Sephora, ho già tolto la casellina, casellina 20, all'interno troviamo il prodotto di Mario Badescu e questo qui è il facial spray with aloe, questo è quello alla rosa praticamente con aloe e erbe. Allora, io questo qui ce l'ho in versione grande, mi piace molto. Allora, diciamo che la fragranza alla rosa, che è quella che predomina, praticamente è quella che mi piace di meno. Infatti lo utilizzo e non lo utilizzo perché un po' mi dà fastidio. Quindi questo qui molto probabilmente lo terrò chiuso e lo regalerò proprio perché non mi convince. Insomma, sì, un buon prodotto, però a me proprio la fragranza della rosa non mi piace. Quindi pace. Questo qua comunque... per chi ama la rosa e comunque la fragranza della rosa, più che altro spruzzarlo poi sul viso, sentirlo poi addosso mi dà fastidio, quindi non mi piace per quel motivo lì. Poi è un'acqua, quindi comunque è una mist, quindi comunque sul viso ha proprio, dà quella sensazione di freschezza, rinfresca, eccetera, però... la fragranza della rosa non mi fa impazzire. Allora, casellina 20 qui. Allora, qualcosa di grande, credo, perché sento, ma è qualcosa di grande. Che cos'è? Infatti, allora, scusate, prima di farvi vedere il prodotto vi faccio vedere la frase come al solito, che è qui, casellina 20. E dentro troviamo il Makeup Fixing Spray, questo è Anti-Pollution Effect, quindi è un anti-inquinamento, proprio giusto parlando di mist, eccetera. Questo qua è proprio un fissatore di makeup. Ah, è proprio una bomboletta spray. Non sa praticamente di nulla. L'ho spruzzato sul viso, però è molto delicata la fragranza, molto delicata, mi piace. Poi tra l'altro nebulizza molto bene perché proprio non ha l'effetto di tanti spray che quando si spruzzano sul viso lasciano anche le goccine. Questo si è già asciugato, non ho più nulla sul viso, quindi fantastico. Questo qua ottimo prodotto, 100 ml.
Questo mi piace molto, direi moltissimo, non molto, moltissimo. Siamo già arrivati al calendario di mia sorella, quindi casellina 20, eccola qui. Sì, 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 sento che il bigliettino non esce fuori. Eccolo. Allora, troviamo il bigliettino che dice. Vediamo un po' che dice. Allora, una, tra virgolette, sorpresa ci stava proprio. Intanto il mio telefono squilla. Eccola qui. Allora, potrei aver già capito, ma non per qualcosa, perché io sia intelligente, no, ma per il semplice fatto che la forma dice tutto, cioè la sento proprio. E tra l'altro fa questo rumore. Ok. Quindi suppongo che questo sia un ovetto Kinder di quelli natalizi, credo. Io penso proprio di sì, comunque io direi che lo apriamo. E è proprio dalla forma che io capisco. Poi sorpresa, Kinder sorpresa, giusto appunto. Allora, tra l'altro fasciato come se non me ne accorgessi che era un ovetto Kinder. Comunque va bene. Infatti, allora, un fantastico ovetto Kinder in versione maxi natalizia. Sono bellissimi questi qua. Poi io amo il cioccolato Kinder e soprattutto l'ovetto Kinder. Per me è il top del top, quindi fantastico il mio ovettone Kinder. Lo mangeremo stasera, apriremo la sorpresa insieme, quindi fantastico. Grazie Sora, grazie Sora. Allora, io direi di iniziare subito nel farvi vedere le cose che ho preso da Shein, anche perché così butto tutto in lavatrice e poi posso indossare tutto, ecco, fantastico. E direi di partire. Intanto avevo bisogno di federe natalizie tendenti a rosa, perché comunque qui in sala, avendo fatto l'albero rosa e ho dei cuscini sul divano, avevo bisogno di federe per i cuscini quadrati che tendevano comunque al rosa oppure al dorato, bianco, dorato e nero. Ok, non ne trovavo. Siccome dovevo fare un ordine su Shein, ho guardato nel reparto caso, ho trovato i cuscini, le federe natalizie, ho deciso di prendere delle federe natalizie che ho trovato. Ok, allora, siccome avevo bisogno di queste federe, ho scelto tre federe e mi piacevano tutte tantissimo. Allora, la prima che ho preso è questa qui, in rosa, con questa fantastica renna che abbraccia il pinguino, sì, il pinguino, buongiorno, il pupazzo di neve. Questa qua mi piace tantissimo, sopra c'è scritto Merry Christmas, a very Merry Christmas to you, fantastico. Qui c'è scritto in bianco, non so se lo vedete, però queste federe qua, io tra l'altro quelle che avevo, le avevo acquistate tutte su AliExpress e hanno praticamente la stessa stoffa, quindi è lo stesso tessuto e mi piacciono molto, e tra l'altro le lavo tantissimo e non si sono mai rovinate, quindi ottimo. Poi ne ho presa un'altra, eccoci. Allora, ho preso questa qui, Magic Winter, con le calze fatte così. Questa in realtà non ci azzecca nulla di rosa, però il cuscino almeno è bianco. Mentre le altre che avevo visto sempre su Shein erano tutte con qualcosa di rosso e non ne avevo voglia di mettere cose sul rosso, ma volevo semplicemente qualcosa sul nero, sul dorato, sul rosa, eccetera. Quindi ho preso anche questo modello qui. Okay. E poi ne ho presa un'altra che mi piace un sacco, veramente un sacco. Nonostante io abbia solo due cuscini qui, l'altro semmai lo andrò a mettere in camera da letto. L'altro che ho scelto è questo, con questo fantastico fiocco di neve in dorato e la scritta Merry Christmas in nero. È bellissimo, tra l'altro questo poi ha tutti i pois sul dorato, mi piace molto, quindi non vedo l'ora assolutamente di lavare tutto e poterli già posizionare, perché comunque siamo agli sgoccioli, sinceramente. Natale è dopodomani, però ho aspettato questo pacco già da un pochino, sinceramente. Ho fatto l'ordine, mi pare di aver fatto l'ordine l'8 di dicembre e l'ho ricevuto
Allora, oggi è domenica, l'ho ricevuto non sabato, l'ho ricevuto venerdì. L'ho ricevuto venerdì, quindi venerdì era il 18 e di conseguenza venerdì 18, sì. Ci ho messo 10 giorni perché io ho ordinato l'8, sì, 10 giorni. L'8 ho ordinato e il 18 mi è arrivato, quindi fantastico. Poi ho scelto una maglia sempre un po' natalizia. Ho queste maglie già viste e riviste, bianche in pelo, però mi piaceva questa qui che ha praticamente un disegno fantastico. Vedete la maglia pelusciosa? Allora, questa qui è la maglia con questa fantastica renna disegnata con il nasino in pompon e le orecchie fatte in paillettes. È bellissima, è caldissima, morbidissima. Allora, di questa ho preso una M. Diciamo che avrei potuto forse prendere anche una S per averla un pochino più aderente. Questa qui è un po' più lunghetta rispetto alle classiche magliette che prendo di solito, però va bene così. Ora vedo se fosse tanto tanto grande, magari la do a mia sorella. Vediamo un secondo. Se le piace, gliela posso anche dare. E io mi prendo invece la taglia S, però non lo so. Vediamo, nel senso, l'ho provata. Ed è abbastanza morbida, quindi comunque anche la taglia più piccola, vedete che comunque si allarga parecchio, lo allargate parecchio, quindi vabbè, a me piace molto e quindi ho deciso di prenderla. Di questa qua vi ho detto una M. Poi ho preso un vestitino, un vestito camicione da poter mettere sia liscio così che con le cinturine. Aspettate che mi metto un po' più lontana, così magari vedete meglio. Ok, tutti i pelucchi. Allora, ho preso questo fantastico, questa fantastica, boh, non lo so nemmeno io come definirla. Un camicione proprio a pois con le due tasche, con i bottoncini sulle maniche. Fatte così. Allora, dalla videocamera risulta molto più chiaro di quello che in realtà è, però mi piace tantissimo questo colore, è veramente bellissimo. Questo mi sta bene, l'ho provato, ho preso una taglia L, mi pare di questo, sì, infatti, e trovo che sia super morbido e delizioso, veramente con una calza sotto nera, con una cinturina. Invito comunque da portare così liscio e poi ha la particolarità appunto di avere due tasconi davanti che mi piace moltissimo. Sulla modella, praticamente sul sito l'ho visto, indossato con una cinturina ed è molto bello effettivamente con la cintura. Quindi fantastico. Ok, poi ho preso allora questa qui l'ho provata e mi va stretta. Stretta perché è leggermente stretta qui su questa gonna. Ho preso una gonnellina, però è leggermente stretta, quindi chiude fino a un pezzo e poi non chiude più. Quindi magari ho preso 1/2 kg, probabilmente già prima ancora delle feste di Natale. Complimenti Ale. Però molto probabilmente la terrò perché è veramente un minimo. Cioè, l'ho voluta lasciare così. Questo qua è il minimo che non chiude. È proprio un pezzettino. Quindi non so se effettivamente la metterò sicuramente. Quando perderò 2/3 kg, sicuramente mi starà. Non andando più in palestra, non riesco neanche a fare, tra l'altro, lezioni a casa. Non riesco proprio. Quindi lasciamo perdere. Tra lavoro, non riesco a fare nulla, a combinare niente. Poi sono stanca e di conseguenza mettermi lì anche e fare allenamento proprio non ho assolutamente testa. E quindi questa è la gonnellina. Comunque era carina perché è plissettata e poi ha questo piede pull come fantasia. È molto molto carina. Mi si chiude fino a un pezzo, quindi questa parte qui è quella che non si chiude. Vabbè, ora vediamo un po' se effettivamente ci fosse la misura più grande, magari prendo la misura più grande e faccio il reso. Altrimenti, boh, vedrò di tenermi questa e qualcosa sarà. Comunque, boh, non lo so, ci devo ancora pensare, però comunque la gonnellina è veramente molto molto carina. Poi ho preso un maglioncino strepitoso.
Questo è bellissimo. Questo me l'ha fatto praticamente, gli ho chiesto a Razzo se sceglieva lui il colore per me perché ero super indecisa e mi ha fatto scegliere questo colore. Aspettate. Il maglioncino è questo, è molto molto corto, quindi è corto tipo crop top, ha la scollatura fatta così quadrata, molto molto carina. Trovo che questo colore, questi colori pastello mi stiano abbastanza bene e, ed è molto carino. La manica è un po' più sbuffatella e poi ha un polsino in fondo, è bellissima, è un colore bellissimo, è disponibile in tanti altri colori. Trovo che questo, secondo me, tra l'altro non ne ho neanche di questo verdino qua, trovo che questa sia veramente molto bella, quindi fantastico. Allora, di questo, scusate, la gonna, ho preso una L, sì, che poi Neu praticamente è un 40-42, quindi per me è troppo piccola, essendo un 46 io di pantalone, quindi vabbè, Ale, pensavo che la L ti stesse invece tra cosce e chiappetis, non lo so, non c'entra. In realtà sotto va bene, il problema è qua, in questo punto qua dove stringe qui e non mi va, niente, c'è poco da fare, non stringe, non chiude. Allora, questa qua invece è bellissima, mi piace moltissimo, è veramente un bellissimo colore, poi è morbidissima e caldissima e non dà proprio quell'effetto di pizzicore quando lo indossate, è veramente un bel tessuto. E questa qui non mi ricordo che taglia fosse, vediamo un po' se c'è scritto. Sheen One Size, questa qua è taglia unica, quindi questa qua va bene a tutti. Poi ho preso un altro vestitino e poi il pezzo forte ve lo lascio all'ultimo perché è veramente una figata. Ho preso un vestitino nero a pois molto piccolini, eh. Allora, il vestito è questo, semplicissimo nero, con un po' di, vedete, qua davanti sul seno ha questo gioco un po' di arricciamento. Il vestito cade giù liscio, proprio liscio, a parte sulla vita qui, che ha proprio questa striscia qui, come se fosse la cinturina, ma in realtà non lo è. Comunque è tutto dritto, molto dritto, scende giù. Le maniche sono fatte così, sono trasparente andante. Questo vestito è bellissimo, è veramente bello. Io ne avevo scelto un altro in realtà, che io ho ancora lì in osservazione, però quando lo volevo acquistare era finita la taglia, quindi la mia taglia L non c'era, erano rimaste le S e XL e quindi non l'ho preso e ho deciso di prendere questo perché comunque il pois nero su nero mi piace molto, questi pallini qua, quindi è veramente bellissimo. Come ultima cosa ho preso una mantella barra cappotto rosso, molto molto bello, era un nuovo arrivo quando l'ho preso io e quindi appena l'ho visto ho detto no, quella lì deve essere mia, un po' alla cappuccetto rosso, un po' alla cappuccetto rosso. Praticamente ho preso di questa una L, una L perché così mi si chiudeva praticamente. Questa forse magari è il caso che ve la faccia vedere indossata? È il caso? Aspettate. Ok, allora, eccoci qua. Praticamente questo, a parte sto nodo qui, vabbè, il cappotto è, si chiude. Aspettate che c'è sto nodo. Ok. Così. Le maniche sono aperte ovviamente perché c'è la sono fatte a mantella e qui ha anche il cappuccio, quindi è veramente molto molto carina, in realtà veramente super super carina. Questa ve la faccio vedere indossata proprio per farvi capire perché sennò non avreste capito e mi piace molto, è veramente bellissima. Ecco, io sono molto molto cappuccetto rosso, sembra, però è molto bella, guardate un po', è veramente bellissima e quindi appena l'ho vista sul sito ho deciso assolutamente di prenderla perché mi piaceva un sacco. Ok ragazze, quindi questo è tutto quello che ho preso,
spero che il video vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia. Fatemi sapere con un commentino qui sotto qual è stato il vostro capo preferito che ho scelto, quindi che ho acquistato. Noi ci vediamo, mi raccomando, domani con un nuovo video, quindi mi raccomando continuate a guardare e seguire i miei video, condivideteli il più possibile in modo che se cresciamo un pochino di più, io come vi ho detto e vi ho promesso vi farò un giveaway, quindi mi raccomando continuate a condividere il video, i video soprattutto, e quindi mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate anche la campanella così vi arrivano le notifiche inerenti ai nuovi video, e poi seguitemi sia su Instagram che su TikTok, mi raccomando. Ragazze, noi ci vediamo domani con un nuovo video, vi mando tanti super mega bacioni e ci vediamo domani, ciao.